Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vabbè, questa sera io volevo partire da alcuni articoli di stampa. Ho analizzato un attimino mentre ero qui in pausa e ho deciso di analizzare sì questi articoli di stampa, ma partire dal crogiolo del male e partire da un pezzo essenzialmente del crogiolo del male, che è la preghiera. Il crogiolo del male è un libro che è stato scritto ancora qualche anno fa ed è stato scritto appositamente per le trasmissioni di Radio Gamma 5. I radioascoltatori più affezionati sanno che il crogiolo del male veniva alterato al crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Il crogiolo del male è stato messo tutto su internet, cioè tutto quello che io vi sto leggendo dal crogiolo del male o che vi leggerò è tutto su internet, perché è stato chiuso, è stato già fatto per Radio Gamma 5 ed è stato messo su internet. Però su internet sta riscuotendo un certo successo, nel senso che dopo vi spiegherò per quali motivi questo pezzo in particolare viene trovato molto facilmente. Cioè, ci sono dei pezzi del crogiolo del male, ma anche delle altre pagine web che vengono messe su internet e che hanno delle caratteristiche al loro interno per cui vengono trovate più facilmente, visitate più facilmente che non altre pagine che magari secondo me sono anche più interessanti, però avendo meno riferimenti al loro interno vengono visitate di meno. La pagina da cui parto per fare il discorso di questa sera è quell'elemento del crogiolo del male che è la preghiera, e vi leggerò esattamente il pezzo che è già stato letto qui in Radio Gamma 5. Dopodiché passeremo e vi spiegherò perché faccio questo pezzo, vi parlerò dei falsi, dei cattolici naturalmente, vi parlerò di alcune cosette e di alcune operazioni che sono in corso in questo momento e qual è la finalità di alcune operazioni. La preghiera del crogiolo del male. Nel crogiolo dello stregone si è accennato a questo elemento affermando che la preghiera è un'attività ossessiva e ripetitiva imposta ai bambini per impedire loro di prendere nelle loro mani la responsabilità della propria esistenza, sostituendo il principio speranza con l'aspettativa di un intervento esterno risolutore. Pregare è un'attività di sottomissione. Si prega in ginocchio, si prega prostrati, si supplica, si ringrazia deferenti. Nella preghiera non si rivendicano diritti, nella preghiera non si fanno affermazioni dignitose, nella preghiera si è umili al cospetto del Dio padrone e dei loro delegati. Anche nella società civile è stato introdotto il termine ti prego o ti rivolgo una preghiera. Ognuna di queste affermazioni implica necessariamente deferenza, dove la preghiera deferente impone al soggetto che prega la rinuncia a rivendicare diritti e giustizia, rimettendosi alla volontà del più forte che viene pregato. Ricordate, nei Vangeli ufficiali dove il fariseo e un pubblicano vanno al Tempio, uno orgoglioso di aver rispettato tutte le regole e tutte le leggi può dire al Dio padrone: io ho fatto ciò che tu ti aspettavi che io facessi, ora tocca a te stare ai patti. L'altro, afflitto, continuava ad umiliarsi e ad autoaccusarsi per quanto aveva fatto, chiedendo a Dio il suo perdono. Quale preferiva il pazzo di Nazareth? Quello che aveva sbagliato o commesso molte violazioni di legge, così poteva umiliarlo e servirsene per i suoi scopi. Lui era malvagio, io sono buono e lo perdono, diceva il pazzo di Nazareth. L'altro, che chiedeva giustizia e rispetto per la sua impeccabilità nell'affrontare i problemi della vita, solo per far questo era trattato dal pazzo di Nazareth con disprezzo ed indicato come un esempio negativo. Lui metteva alla prova il Dio padrone, lui richiedeva al Dio padrone di stare ai patti.
pregare e supplicare è un atto di autoumiliazione, ma per pregare è necessario costruire non solo l'abitudine a farlo, ma è necessario costruire le condizioni che obbligano a costruire l'abitudine a farlo. La gerarchia familiare, il bisogno non soddisfatto, l'intervento militare nella repressione del bisogno sessuale, la colpevolizzazione di chi è socialmente più debole, l'imposizione della differenza a chi occupa delle cariche sociali considerate più elevate, truffando, chiamandolo eufemisticamente rispetto. La costrizione della preghiera implica costringere il bambino a non considerarsi soggetto giuridico, l'individuo senza diritti sociali, individuo che deve obbedire, individuo la cui soddisfazione dei propri bisogni non dipende da se stesso, ma da interventi esterni. Così, per costringere un individuo a pregare, è necessario privare un individuo dei propri diritti. Il bambino non ha diritto al rispetto del proprio credo religioso. Si obietta che il bambino, proprio perché è un bambino, non ha una fede religiosa che merita rispetto giuridico. Egli nasce senza fede religiosa e questo è il prodotto dell'educazione. Esattamente. Ma perché la fede religiosa gli venga imposta? Il bambino deve essere privato di ogni diritto civile. Il diritto civile è quello di essere oggetto di proprietà dei genitori che gli danno la loro fede religiosa. Il bambino quando nasce non ha una fede religiosa in quanto questa gli viene imposta con la violenza dell'educazione, ma ha un sentire che è religioso in quanto lo lega a tutto l'esistente, riconoscendo se stesso come parte dell'esistente. La fede religiosa monoteista lo stacca da questo sentire religioso per imporgli una fede di possessione, di possesso dell'esistente, in quanto questo gli è donato dal Dio padrone. E la fede nell'essere un possessore dell'esistente gli è data da chi lo possiede, come egli è senza diritti civili, né soggetto giuridico delle mani dei genitori, così l'esistente gli è stato dato dal Dio padrone, per quanto egli ne può disporre, non deve avere nei suoi confronti nessun diritto civile. L'assoggettamento costruisce assoggettamento. Questa è la regola generale della magia nera. Senza assoggettamento non si possono bloccare i flussi di energia vitale nel bambino e a sua volta non sarà sufficientemente malato per bloccare i flussi di energia vitale nel corpo di suo figlio. La pratica della preghiera garantisce questa malattia. La preghiera viene recitata in ginocchio. Quando la preghiera non viene recitata in ginocchio, è comunque un atto di sottomissione. La sottomissione non deve essere apparente, ma deve essere totale. La sottomissione deve essere fatta con tutto il corpo, con tutto il cuore, con tutta l'anima. Se la posizione imposta ai bambini è una posizione fisica, diventa anche una posizione psicologica inconscia. Molte delle punizioni fatte ai bambini consistevano nel costringerle per ore in ginocchio, magari con l'aggiunta di forme sadiche, quali sassolini sotto le ginocchia o dietro la lavagna o col bavaglio rovesciato o addirittura con le mutandine in testa per punizione di chi si faceva la pipì a letto. Queste forme di sadismo avevano lo scopo di rafforzare il concetto di sottomissione nell'individuo. La sottomissione come obbedienza acritica. La pratica sadica era tanto più feroce quanto più forte era il controllo cattolico dell'ambiente. La cosa peggiore è che le pene giuridiche inferte per sadismo nei confronti dei bambini, specie da parte dei religiosi cattolici, era ed è irrilevante proprio a conferma delle finalità di distruzione della volontà e delle determinazioni nei bambini. Leggiamo cosa riporta la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, rigettando il ricorso contro la sentenza di condanna di primo grado di due suore il 10 dicembre 1970. La sentenza la leggiamo dal libro Il Paese dei Celestini di Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, edito da Einaudi nel 1974. La Commissione constatò che all'indicato istituto
costituito nel 1947 gestito dall'Ordine delle Suore, ancelle della Sacra Famiglia, non funzionava regolarmente. Emersero gravissime deficienze nel campo organizzativo, in quello pedagogico generale, in quello educativo e in quello sanitario, in particolare caos completo nella gestione amministrativa. Si accertò che una bambina, tale Angela, presentava alle spalla destra esiti di profonde graffiature con tracce cicatrizzali recenti e sangue coagulato, e risultò che tali lesioni erano state cagionate dalla superiora che l'aveva bastonata per futili motivi. La stessa Angela riferì che abitualmente veniva percossa da certa suor Maria Sabina, la quale non aveva esitato a colpirla sistematicamente sul naso pur sapendo che era affetta da epistassi. Oltre all'Angela di 14 anni, la commissione sentì le ricoverate Luisa M, pure di anni 14, Maria S di anni 10, Andreina C di anni 9 e Ornella S pure di anni 9. E tutte concordemente, non soltanto confermarono quanto riferito da detta Angela, ma dichiararono che le suore le avevano, per punirle, percosse ed esposte al freddo per ore in corridoio esterno. Dichiararono che non era mai stata curata la loro assistenza sanitaria, neppure quando vi era stata un'epidemia di pertosse, e che non erano mai stati chiamati medici per visitare le ammalate. Aggiunsero che era stato loro contrastato persino il ricorso alle pratiche di igiene intima. La Ines, l'Angela e l'Andreina confermarono che una delle ricoverate era stata costretta a raccogliere con la lingua la minestra caduta per terra, altra a tenere in bocca le mutandine intrise d'urina, altra ancora a mangiare la pasta asciutta recuperata da un water dove era stata buttata dalla stessa irritata per essere stata punita. La Falconi avrebbe spesso ordinato alla Shiru, cui era affidato il compito di vigilare sulle assistite, di percuotere le medesime, e avrebbe assistito ai maltrattamenti senza mai opporvisi, e perciò li avrebbe almeno tacitamente autorizzati. La Shiru sarebbe stata implacabile e avrebbe spesso legato le mani delle fanciulle che intendeva punire, poi le stesse fanciulle a un vecchio pavimento di legno, e quindi le avrebbe staffilate con una cinghia bianca color crema. Le fanciulle medesime, che essendo legate non potevano sfuggirle, avrebbe una sera inflitto la descritta punizione col concorso della superiore, perché alcune ricoverate avrebbero mangiato del pane secco conservato per l'alimentazione delle galline, e le stesse ricoverate che ciò avevano fatto sarebbero state legate per tutta la sera e per parte del giorno seguente, per costringerle a chiedere perdono a detta superiore, baciandole la mano. Avrebbe un altro giorno costretto la piccola Maria S a mangiare, raccogliendola con la lingua, la minestra caduta per terra. Di solito le bambine che bagnavano il letto sarebbero state, da detta suor Arcangela Shiru, avvolte nude o seminude in lenzuoli intrisi di urina e tenute per ore in un corridoio o veranda in cui penetravano il vento e il freddo esterni. Inoltre, alle bambine che se la facevano addosso avrebbe la stessa suor Arcangela tolto le mutandine e fatto tenere in bocca parte di tale indumento, che talora sarebbe stato invece strizzato in modo da far cadere loro gocce di urina in bocca. Rosaria M. asserì di essere stata anch'essa legata a una sedia, prima di essere bastonata, di aver visto suor Angela rompere un bastone sulle sue spalle di Ines M. e la superiora, suor Vincenza, mettere la testa di dronvata ad una bambina certa Iole. Aggiunse che essa, Maria, e la sorella Rita avevano sopportato per anni maltrattamenti senza dir nulla ai loro familiari, perché terrorizzate da suor Arcangela avevano avuto paura di subire ancora più pesanti punizioni. Con queste motivazioni viene rigettato il ricorso alla condanna, che comunque è irrisoria, ed entrambe le aguzzine godono del condono di pena. Ebbene, la ricerca dei colpevoli viene ostacolata dalla nuova superiore della casa. Esiste un'omertà e una generalità di comportamento che fanno degli istituti cattolici dei veri e propri lager, che vengono gestiti con una sorta di complicità dei magistrati che solo nei casi più gravi avviano indagini. Il concetto di fondo è la salvaguardia del principio che il bambino deve essere messo in ginocchio e costretto a pregare e supplicare. Passate alla preghiera cristiana del Padre Nostro. Pensate alla preghiera cristiana del Padre Nostro. È una vera e propria aberrazione umana. L'individuo rinuncia alle proprie determinazioni per sostituirle con quelle di un assassino. Rinuncia a procurarsi il pane attendendo che Dio glielo dia. Rinuncia cioè all'esistenza
costruendo miseria, pronto alla dipendenza, pronto a bucarsi di eroina. Nello stesso tempo l'individuo si fa succube delle ingiustizie che subisce, in quanto immiserito dall'autocolpevolizzazione e dal terrore di un dio assassino che, se non lo dovesse perdonare, lo massacra ancora di più. Che differenza c'è fra il comportamento delle suore che abbiamo letto in sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e il terrorismo bieco del Padre Nostro del Patto di Nazareth? Nessuna. Entrambi devono costruire miseria morale, materiale, emozionale. Devono distruggere la determinazione con la quale l'individuo costruisce le relazioni col mondo circostante. Questa è la magia nera della preghiera cattolica. La distruzione dell'individuo. La preparazione affinché l'individuo sia pronto a riempirsi di eroina. Poche sono le persone che, sopraffatte dall'orrore cattolico, si fanno di eroina. Ma l'obiettivo dell'imposizione della preghiera è quello di predisporre le persone affinché si facciano di eroina. Possono farsi di eroina o diventare dipendenti dall'attesa di un qualche salvatore. Le cose non cambiano. Vi ricordate il fariseo e il pubblicano che salgono al tempio? Uno, orgoglioso della propria rettitudine, l'altro, umile e sottomesso, pregava e supplicava. Quale dei due il pazzo di Nazareth indica d'esempio? Le religioni rivelate sono l'oppio di popoli e la preghiera, con tutto l'apparato di terrore e impositivo che si porta dietro, è l'ago con cui l'eroina viene iniettata nelle vene dei bambini. Questo è il pezzo, la preghiera, preso da Il Crogiolo del Male. Bene, questo pezzo in internet ha avuto percentualmente un ottimo successo. In 10 mesi è stato visitato da circa 200 persone. Significa che 200 persone in 10 mesi si sono lette questo pezzo. Perché questo pezzo è stato visitato dalle persone? Perché questo pezzo contiene una serie di parole chiave. Eroina, bambine, mutandine, suore, punizioni. Bene, esiste una banda di criminali che si chiama Telefono Arcobaleno, che va in giro per internet spacciandosi per poliziotti di internet. Questi criminali che non vanno da Wojtyla a dire a Wojtyla tu non devi stuprare bambini, fingono che esista una società malata per consentire a Wojtyla di stuprare bambini. Ebbene, uno come Bush va da Wojtyla e dice: senti Coco, a me mi stai mandando fanculo tutto quello che è il mio apparato di adesione negli Stati Uniti, ti ho dato tutto, la guerra all'aborto, ti ho dato la guerra alle antifecondazioni, ti ho dato tutto quanto e tu continui a stuprare bambini, e questo mi manda nei casini. Caro Wojtyla, vedi di smettere, gli ha detto Bush. Ebbene, la cosa più interessante che noi abbiamo è l'altro aspetto. Un aspetto sono i bambini che sono considerati oggetti di possesso, e l'altro aspetto è la preghiera. Bene, la preghiera, essenzialmente quello che abbiamo citato, il Padre Nostro dei cattolici, ha un passo abbastanza interessante che lo prendo da Matteo, no? Da Matteo. Allora, e dice sempre all'interno del Padre Nostro: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Cioè, praticamente il Vangelo preso dal Padre Nostro sa perfettamente che il Dio dei cristiani obbliga le persone a non soddisfare le proprie tensioni, le obbliga alla sottomissione. E proprio perché le obbliga alla sottomissione, i bisogni, i desideri e le tensioni delle persone sono quelli di uscire dalla sottomissione. E questa è la richiesta dei cattolici, di essere liberati dai loro desideri e dalle loro tensioni di uomini, che sarebbero quelli di uscire dalla sottomissione. Il problema è che i cattolici hanno perso la memoria di questo passo.
e hanno la necessità di costruire l'idea del maligno, l'idea di qualcuno che li tenta. Ebbene, hanno dovuto cambiare o stanno cambiando proposte il loro Padre Nostro e questa frase, stanno cambiando: non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Che cos'è il male per un cattolico? Il male per un cattolico sono le tensioni di libertà che da dentro di lui spingono per sottrarsi alla sottomissione. Ebbene, questa revisione di quello che è la loro preghiera principale, cioè una delle loro preghiere principali, avviene ad opera dei vescovi che l'hanno votata in un'assemblea della CEI con 203 sì e un solo no. Cos'è che deve fare il pazzo assassino odio dei cristiani? Deve privare gli esseri umani del loro essere umani. Deve aiutare gli esseri umani a diventare ancora più bestie del loro gregge. E se loro non riescono a diventare bestie sufficienti del loro gregge, non è perché le tensioni che hanno accumulato la specie umana da quando uscì dal brodo primordiale, da quando l'essere natura si è costruito, spingono per crescere, per dilatarsi, per evolversi, per costruire delle buone condizioni di vita, ma è perché il loro Dio padrone non li ha liberati dal loro essere umani. Pertanto ancora di più, con questa variazione di quella che è la preghiera dei cristiani, possiamo considerare i cristiani cattolici in particolare come bestiame di un gregge che sta perdendo progressivamente, che desidera di perdere quella che è la loro connotazione umana. Ma questo desiderio che ha il bestiame del gregge non è una cosa che rimane a sé stante, questa è una falsificazione, cioè è un desiderio dei cristiani di andare a variare quella che è la stessa parola del loro Dio padrone. Perché in Matteo non è uno qualsiasi che gli racconta come deve essere recitata la loro preghiera, ma è il loro Dio. Pertanto quello che loro stanno facendo è cambiare la parola del loro Dio rendendola più funzionale per i loro progetti. Non lo è in realtà, non si può rendere più funzionale per i loro progetti, però loro ci pensano. Bene, quello che a noi interessa stabilire è un'altra cosa, è il discorso sui falsi. Ebbene, la falsificazione di tutto quello che sono state le cosiddette scritture, quello che i cristiani e gli ebrei chiamano le loro scritture, è un classico della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha un obiettivo fondamentale, che è quello di truffare, imbrogliare, rapinare, derubare, distruggere le persone. Pur di fare questo, è pronta a fare qualsiasi cosa. Allora, vi leggo solo qualche riga da Storia criminale del cristianesimo, pagina 109, vi ricordo questo libro è di Karlheinz Deschner ed è edito dall'Ariele, Storia criminale del cristianesimo, che è il tomo terzo, La Chiesa antica. Falsi per accrescere il prestigio cristiano nei confronti degli ebrei e dei pagani. Spesso i cristiani si sono facilitati la lotta contro gli ebrei mediante vari falsi, cercando di indebolire le loro accuse con truffe letterarie per far risplendere tanto più luminosa la propria fede, non da ultimo per far apparire Gesù come un promesso Messia, oltre che un figlio di una vergine. Questo avvenne dapprima mediante numerose interpolazioni, in cui gli pseudepigrafi ebraici furono di grande utilità per i cristiani, i quali interpolarono opportunamente le profezie sibilline, il libro 4 di Esra, la più diffusa apocalisse del mondo antico, il martirio di Isaia, il Baruch greco, le apocalissi di Abramo, di Elia, di Sofonia e i paralipomeni di Geremia, le vite dei profeti, i testamenti di Adamo,
di Abramo, di Isacco, di Ezechia, di Samuele, di 12 patriarchi, eccetera. I cristiani contraffecero massime di profeti, col cui ausilio cercarono a lungo, fino al Medioevo, di convertire gli ebrei, ma falsarono altresì interi scritti sotto il nome di personaggi dell'Antico Testamento, ad esempio l'ascesa al cielo di Isaia, l'Apocalisse di Zaccaria, diverse Apocalissi di Daniele, l'Apocalisse di Esdra, i libri 5 e 6 di Esdra. Si tratta di falsificazioni in cui non solo Esdra parla di continuo in prima persona, ma anche Dio stesso, il Signore in persona. Da esse addirittura il passo del libro 5 di Esdra, dal 2,42-48, durante il secondo secolo IX, entrò testualmente nella liturgia ufficiale cattolico-romana. Frequentemente i cristiani fecero carte false per consolidare in maniera documentale il parto virginale, contestato dagli ebrei e dai giudeo-cristiani ereticali, i quali ovviamente chiamavano Giuseppe padre carnale. Per esempio, nei cristiani oracoli sibillini, nel Protovangelo di Giacomo, o sicuramente all'epoca dell'imperatore Giustiniano, nello scritto Il sacerdote di Cristo, un dialogo fra ebrei e cristiani, qui invece di un defunto sacerdote ebraico è Gesù che dovrà far parte di un sacro collegio, così ci si procurano precisi dati personali da sua madre, iscrivendoli nel codice del Tempio. Falsi cristiani sono le opere di scrittori profani ebraici, come quelle di Filone e di Giuseppe Flavio. Non è raro che cristiani di secoli differenti abbiano interpolato i medesimi scritti. Purtroppo, la ricerca degli ultimi decenni ha trascurato forse non a caso di far luce proprio su questo terreno, per cui manca del tutto una storia della corrispettiva letteratura di interpolazione. Frutto di falsificazioni, fra il secondo e il quarto secolo, un intero carteggio fra l'apostolo Paolo e il filosofo stoico Seneca, redatto in un orribile latino, proprio questo rafforzamento costituì certo un'opera propagandistica destinata a raccomandare alle persone colte di Roma le epistole di Paolo che nella capitale i lettori avevano disprezzato a causa del suo stile. Cioè, la truffa, l'inganno, il mettere a posto, il sistemare, il fare, l'essere furbi, il truffare, l'ingannare, il far passare le persone per fesse, questo è sempre stata opera del cattolicesimo. Ogni prete, ogni cattolico, ogni individuo cristiano è questo, è un bugiardo, un falso, un vigliacco, un farabutto, un pezzo di merda, perché viene educato ad essere questo. Non esiste una natura dell'uomo vigliacco, farabutto, eccetera, ma proprio perché questi individui soggettivano il loro essere vigliacchi, farabutti, ignoranti, pezzi di merda, loro manifestano questo nella vita sociale. Ed essere cristiani significa essere questo. Volete sapere se una persona è cristiana? Guardate se è un farabutto, un vigliacco, un pezzo di merda, se la sua parola vale. Bene, quello sapete se è un cristiano oppure non è un cristiano. Cioè, dalle azioni li vedrete, e un cristiano manifesterà solo quelle azioni perché non ha una struttura di pensiero, una morale, una rettitudine che sia funzionale alla nostra Costituzione della Repubblica Italiana, ma è funzionale a stuprare bambini e a costruire campi di sterminio. Per cui un bugiardo, un farabutto, un delinquente, un vigliacco, un pezzo di merda. Non può essere diversamente, perché viene educato ad essere questo. E l'educazione ha il suo fine, il suo moto finale, quando egli interiorizza l'essere vigliacco, farabutto, bugiardo, delinquente, pezzo di merda, e lo riproduce nel sistema sociale. A quel punto l'educazione cristiana ha raggiunto i suoi effetti. E voi potete sapere se una persona è recuperabile dal punto di vista come essere umano, oppure è proprio un cristiano, proprio dalle sue azioni, da cosa manifesta nella vita quotidiana. Per cui il fatto che i cristiani oggi vagino a cambiare la loro preghiera, tipo il Padre Nostro, tanto per essere furbi, in realtà abbiamo visto che non sono furbi, lo fanno storicamente. Cioè, quello che io vi ho letto è del
attorno fra il secondo e il quarto secolo dopo Cristo. Per cui le falsificazioni un cristiano le ha sempre fatte, perché sono nell'ordine della sua etica e della sua morale. Un cristiano è fondamentalmente un vigliacco. A volte è fortissimo, ad alzare roghi, a pugnalare le persone alle spalle. Vi ricordo sempre che il cristianesimo deriva dagli zeloti. Gli zeloti erano famosi proprio perché usavano un piccolo coltello, che era il sicca, e pugnalavano le persone alle spalle. Questo è da là che derivano i cristiani. Le puttanate da cui i cristiani deriverebbero da culture diverse sono solo baggianate, sono solo falsità. I cristiani derivano dagli zeloti, che sono quelli che pugnalavano le persone alle spalle, e hanno costruito quel tipo di ideologia. E questo si rileva molto all'interno dei Vangeli. Qui ho il terzo volume della storia criminale del cristianesimo. Nel primo volume abbiamo invece un'esposizione ancora più ampia di questo. Ben Barachia, che è quella falsità che hanno messo i Vangeli, che fu ammazzato in realtà nel 70, era uno zelota che pugnalava alle spalle le persone. Ebbene, il pazzo di Nazareth viene a evocare il fatto che l'ultimo dei grandi profeti, Zaccaria ben Barachia, se non vorrei sbagliare col nome, fu trascinato di sangue davanti all'altare, una roba sto genere, cioè venne ammazzato. Bene, questo personaggio è un personaggio zelota, e tutto il cristianesimo viene a costruirsi all'interno dello zelotismo. Andiamo avanti un altro. Cos'è che produce alla fin fine tutto questo? Produce un processo di devastazione sociale, ma un processo di devastazione sociale in cui noi non conosciamo neanche ancora il fine, dove andrà a parare, perché in questi giorni abbiamo avuto due morti di ordine assolutamente religioso, e due morti che hanno inciso moltissimo. I primi sono una tragedia familiare in Val Venosta: le vittime coltivatori di mele inseguiti per la casa e massacrati in camera da letto. Ludwig, 20 anni, tossicodipendente, ha spiegato al pubblico ministero: ho dovuto farlo perché erano invasi da Satana. Allora, abbiamo innanzitutto due passaggi qua, cioè intanto questo personaggio, questo Ludwig che massacra i genitori, e secondo questo Ludwig che ritiene che i suoi genitori siano invasi da Satana, e terzo che questo Ludwig sia un eroinomane. Cioè, prendiamo questi tre elementi, no? Dove l'assassinio è l'atto finale di un processo di trasformazione che ha avuto l'uomo, cioè che arriva a fare questo tipo di gesti. Però qui abbiamo innanzitutto: ho dovuto farlo perché erano invasi da Satana, per cui vuol dire che questo ragazzo ha avuto un'educazione feroce, religiosa, cristiana, e non è stato preparato ad affrontare la vita, cioè non gli sono stati dati i mezzi e gli strumenti con i quali affrontare le contraddizioni della vita. Ammettiamo pure che questo ragazzo fosse malato, ammettiamo pure che questo ragazzo fosse schizofrenico, ammettiamo tutto quello che voi volete. Bene, questo ragazzo, prima di tutto i genitori non si sono accorti o non hanno voluto accorgersi di ciò che era, non gliene fotteva un cazzo probabilmente del ragazzo. Secondo, gli hanno dato una feroce educazione cristiana che ha portato le sue tensioni a muoversi in quella direzione, cioè i genitori hanno costruito la loro morte. Tenete presente che noi come pagani politeisti non facciamo i poliziotti e i magistrati, cioè noi non emettiamo sentenze di colpevolezza o di assoluzione. Noi come pagani politeisti, apprendisti stregoni, cerchiamo la causa che produce questi fenomeni. E dalla causa che produce questi fenomeni, che noi individuiamo, mettiamo a punto le strategie perché le persone non si trovano in queste condizioni. Pertanto, qui abbiamo dei genitori che non si sono accorti delle trasformazioni cui il figlio andava avanti. Secondo, gli hanno dato un'educazione religiosa per convenzione, perché gli faceva comodo, perché non gliene fregava niente. Alla fin fine
si sono trovati una persona che non era attrezzata ad affrontare la vita, giustamente ha frequentato le parrocchie, l'oratorio, si è fatta di eroina, perché vi ricordo che farsi di eroina si passa attraverso le parrocchie e l'oratorio e non ci sono alternative. Sì, lo so, esistono anche altri centri oggi come oggi in cui ci si fa questo, però sono tutti centri derivati dalla parrocchia e dall'oratorio, magari si sono staccati, però la loro derivazione è quella. In pratica le persone vengono disarmate davanti alla vita, non hanno nessun'altra capacità per affrontare la vita e si autodistruggono. A fin fine, questo personaggio, che non era stato attrezzato dai suoi genitori ad affrontare la vita, che gli è stata data una feroce educazione religiosa, che era disperato al punto tale da riempirsi di eroina, non ha trovato niente di meglio che liberare da Satana i propri genitori e ammazzarli. E questo è il cattolicesimo. Questo è l'effetto che ha Wojtyla sulle persone. Cioè, l'educazione cattolica di Wojtyla non è estranea a questo episodio, ma è proprio l'educazione che Wojtyla impone sulle persone che produce questo episodio. Perché questo? Perché le persone non sono create ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Le persone, come nascono, mettono in atto delle strategie di adattamento rispetto al mondo che incontrano. Questo mondo può piacere o non piacere, però le persone tentano di adattarsi agli strumenti che gli vengono forniti. Se questo mondo è brutto, compito dei genitori, o compito degli educatori, o compito delle persone che gli stanno attorno, è quello di fornire loro degli strumenti affinché possono vivere e muoversi nel mondo in cui viviamo. Perché nella prima trasmissione vi ho detto il motivo per cui io ce l'ho coi magistrati? Non è una cosa che è a caso. Perché in questo sistema sociale è più facile costringere i bambini in ginocchio a pregare vendendogli una morale da monarchia assolutista, cioè il dio padrone che vuol dire il monarca assoluto, no? Che non dare una preparazione da cittadino riferita alla Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè, è molto più facile costringere un bambino in ginocchio a dirgli devi rispettarmi, devi rispettarmi, devi rispettarmi, devi rispettarmi, che non insegnare a un bambino codice penale, codice di procedura penale, codice civile. Perché spesso nemmeno i genitori conoscono il codice penale, codice di procedura penale e il codice civile. E un magistrato cosa fa? Va dalla persona che ha arrestato e dice sa, la legge non consente l'ignoranza. Sì, ma brutto stronzo, quando io andavo a scuola mica mi insegnavi il codice penale e il codice civile, mi facevi tantissime pippe relative alla morale cristiana, la morale di una società monarchica assolutista. Mi hai privato degli strumenti affinché io potessi vivere nella società civile. Non mi ha insegnato il codice penale, non mi ha insegnato il codice civile, non mi ha insegnato il codice di procedura penale o il codice di procedura civile. Niente. Te li sei tenuti per te. Li hai nascosti mentre mi costringevi a pregare. E adesso viene a tirarmi fuori la panzana che la legge non ammette ignoranza. Ma che razza di delinquente sei? Cioè, noi abbiamo praticamente una società che ha il suo perno, il suo fulcro sulla Costituzione della Repubblica Italiana ed abbiamo il personale che dovrebbe portare la società civile ad aderire alla Costituzione della Repubblica Italiana che in realtà è educato all'interno di una società monarchica assolutista. Pertanto, come una società monarchica assolutista si ritiene padrona degli individui, noi abbiamo delle persone che dovrebbero far rispettare le leggi relative a una Costituzione della Repubblica Italiana, che è una Repubblica fondata sul lavoro, fondata sulla dignità dell'uomo, che invece ritengono se stessi rappresentanti di una monarchia assolutista. E poi volete che sto Ludwig di 20 anni, tossicodipendente, perché è incapace di afferrare questa contraddizione, questa contrapposizione,
non vado ad ammazzare i suoi genitori che si ritengono creati di immagine e somiglianza a un Dio pazzo, pertanto assatanati. Ma mi sembra ovvio. Cioè, soltanto degli imbecilli che fanno parte della società psichiatrica, psicologi, sociologi, possono non vedere queste cose. Paiono assolutamente ovvie. Egregio Signore, se tu fai esplodere una carica di 10 kg di nitroglicerina e te ne stai seduto sopra, è inevitabile che tu salti in aria. Cioè, solo un imbecille può pensare che sedersi sopra una carica di nitroglicerina di 10 kg non salta in aria se questa esplode. Ma questi stanno facendo esattamente la stessa cosa. Ed è di una gravità veramente immane. Quando poi ci leggiamo qua a Milano, padre strangola il figlio di 6 anni. Milano, ucciso nel sonno. Ho voluto punire mia moglie. Non volevo che soffrisse. Prepara il padre un rituale religioso, poi tenta il suicidio. In realtà, anche qui cos'è che abbiamo? Abbiamo un uomo che è stato distrutto dal cattolicesimo. Un uomo distrutto dal cattolicesimo, ma con una distruzione ancora diversa da quella precedente. Perché quest'uomo ha una percezione del divino del mondo, ma non ha gli strumenti con cui affrontare quel divino nel mondo. Va alla ricerca di trovare le cose. Ma lui è legato all'immagine del Dio padrone ed è legato alla figa della Madonna. Perché ricordiamoci che i cattolici spacciano la figa della Madonna come se fosse eroina, che è una cosa veramente infame. Ebbene, se nel caso del figlio di Gianni Agnelli abbiamo avuto un semplice suicidio, cioè praticamente il figlio di Gianni Agnelli ha riconosciuto il proprio fallimento, che lui cercava più o meno le stesse cose, cercava questa religiosità, e non aveva strumenti con cui andarla a cercare, non sapeva niente, è andato a sbattere a destra e a sinistra finché alla fine ha deciso di suicidarsi. Questo non è neanche riuscito a suicidarsi, però ha ammazzato il figlio. E questo viveva con la Madonnina sulla porta d'entrata del suo appartamento. Questo, io ho qui sotto mano l'articolo del 27 maggio del 2002, e questo, il giorno dopo, viene fuori sul gazzettino che ha scritto una lettera al Dio Onnipotente e alla figa della Madonna per avere il perdono. Cioè, siamo ad un livello di distruzione di quello che è la struttura emozionale dell'uomo, che è data dall'incapacità dell'individuo di affrontare la vita quotidiana. E chi dovrebbe affrontare quegli strumenti non è in grado di approntare quegli strumenti perché a sua volta è stato educato all'interno di una visione monarchica assolutista, per cui ignora tutte le implicazioni sociali, religiose, etiche e morali che ha portato la nostra Costituzione. Quando io ho una modifica dei patti lateranensi nel 1984, firma credo del governo Craxi, che l'abbia firmata allora, cioè praticamente qualcosa come quasi 40 anni dopo aver scritto quella Costituzione, sono 40 anni, sono 36 anni, è una cosa veramente aberrante. Ci stiamo aspettando che le generazioni muoiano per costruire un nuovo sistema sociale. Però nel frattempo stiamo educando i nostri figli a non essere preparati, a non essere organizzati per affrontare la vita di tutti i giorni. Si fidano perché? Perché sono stati educati a credere. Anziché discriminare fra gli oggetti del mondo, anziché avere il potere di scegliere o non scegliere, di dare o non dare, noi li abbiamo disarmati davanti alla vita. Noi stessi siamo disarmati davanti alla vita. Infatti, come stregoneria, io sto cercando di fare il possibile per attrezzare le persone affinché le persone si preparino,
costruiscano se stesse, siano determinanti rispetto al mondo in cui vivono, comincino a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Ma a volte arrivo troppo tardi. Io so che in questo momento ci sono disastri in tutto il paese. Bene, per quei disastri non c'è più niente da fare. Si può costruire un futuro. E quei dibattiti che stiamo facendo a Marostica, io sto provando a far capire alle persone l'importanza di costruire loro stesse. Non pretendo che le persone diventino apprendisti stregoni, magari qualcuna di queste persone diventerà forse sicuramente un apprendista stregone, però già il fatto che queste persone riescano a comprendere come nella vita di tutti i giorni bisogna essere persone propositive, bisogna prendersi gli strumenti con cui vivere, agire, pensare, essere se stessi, è per me un grande successo, è il più grande successo che potevo sperare, perché queste cose che sono soltanto la punta di un iceberg che sta venendo fuori, che è la distruzione del sistema sociale in cui noi stiamo vivendo, perché la distruzione non è data dai grandi avvenimenti. Questi qua sono due episodi, uno a Milano e uno a Bolzano. Domani ci sarà un altro episodio a Catania, magari un altro a Palermo, un altro a Bologna. Cioè, questi episodi si manifesteranno con una certa continuità, specialmente oggi che il problema religioso sta affiorando la consapevolezza delle persone. Ma quello che è più grave è la distruzione che avviene sistematicamente all'interno delle persone, non essendo le persone capaci di organizzare loro stesse. E là io non ci posso fare niente, cioè è la capacità dell'adulto che deve dire: ma io che cazzo sto a fare qua? Devo cominciare ad attrezzarmi. Bene, il Crogiolo dello Stregone sta tentando di portare avanti questa operazione. Chiaramente io ho fallito nel fare questo, perché non sarò io che cambierò il mondo, non sarò io che cambierò il sistema sociale in cui viviamo, però io farò quello che posso. E vi ricordo l'appuntamento per venerdì 21 giugno dalle ore 20:15 alle 20:45 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, al numero 66 di via Montello. Bene, vi aspetto là venerdì 21 giugno. Io comincerò a lavorare il 10 giugno e avrò dei turni, pomeriggio, sera e notturno, e spero il 21 giugno di avere tempo, possibilità di esserci. Se questo non sarà, state in ascolto a Radio Gamma 5 e io darò il messaggio, io Francesco darò il messaggio su com'è la situazione. Naturalmente anche su internet manderò il messaggio su com'è la situazione. D'altronde le bollette me le devo pagare, l'unico lavoro che ho trovato che mi consenta di venire anche a Radio Gamma 5 con una certa regolarità è il lavoro in fonderia. Se permettete, nessuno mi paga le bollette, lo stipendio me lo devo tirare, e spero comunque di essere nella situazione corretta o coerente per riuscire a fare il dibattito. Sarebbe il 19° dibattito di magia, stregoneria e paganesimo. Tratta dell'intento, vi ricordo che l'intento è la forza dell'universo, però per parlare della forza dell'universo dovrò parlarvi anche del mondo come tempo, cioè il mondo in cui gli oggetti esistono nella misura in cui sono il tempo. Farò questo e anche altre cosette, naturalmente. 049 700 700 049 700 838. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Franco da Gresina. Dimmi tutto. Allora, volevo parlare un po' delle suore e delle Dorotee. Sì. Oh, ma tranquillo. Bene, allora nel 1958 al 1962 sono stato in collegio al Nordera di Tiene e in realtà di ascoltatori che ascolterà forse questa radio qua, chi ha avuto o chi era là. Beh, queste suore Dorotee che faria parte di Santa Bertilla. Beh, non è niente del stampo di Santa Bertilla. Gli altri pensi che noi altri maschietti, se ne combinavamo una
dei nostri, perché se sei Pfizer. Se sì, in tanti praticamente, certo. No? E quindi qualche piccola scaramuccia di roba, no? Venimi vestiti da femminucce. Uno. Oppure venimi messo in senocion con le mani ligate. Pago 3 ore. Cioè, ste dorote fuori che ha base e accampamento a Vicenza e che era adibita a questo istituto, insomma, e che eravamo praticamente maschi e femmine, altro che eravamo separati. Ma dovevamo dire, no, che delle brutte esperienze. Quindi alzarsi alle 5 della mattina per una messa, quindi è una cesetta assai piccola che bisogna andare a turni. Punizione era qui. Praticamente chi che non aveva più tanto voglia di studiare e andava a coltivare l'orto. Praticamente che va bene, era i tempi, sarà sta qui chi era più di qualche dun cercava anche di scappare via. O saltare a mura o passare per qualche. Insomma, cercavamo anche di scappare perché era una roba invivibile dentro là. È ovvio che quando che venivi beccato da qualche vigile del comune di Tiene o da altri che ne riportava dentro, e le punizioni erano la segregazione completamente, diciamo, come le cellette venivi sbattuti dentro là, insomma, ecco. Beh, allora, insomma, sì, questo qua era tra il 58 e il 62, l'epoca era sotto il dominio, quindi era sotto il dominio dei suore e chi più ne ha più ne mette, insomma, ecco. Praticamente in quegli anni lì non si impara niente, né si sta insegna niente, né che impara niente praticamente. Ma suore non ha mai avuto niente da insegnare? No, ma neanche, cioè via di pregare, ecco, l'unica roba che ne è parecchio, quello di pregare tanto. Sì. Quello di fare la via crucis con tutte quante cose, quello sì. L'unica volta che mi ricordo che era abbastanza svago era l'Idea Befana o qualche partita di Bayon Cosita, oppure in marzo quando che si faceva gli aquiloni. Basta, dopo il resto eravamo tutti segregati e non che fossimo stati in una cinquantina di tosati, uh-huh. Eravamo in 350. E 70-80 femmine, insomma, e eravamo sottoposti a queste cose qua dai suore. Quindi qualsiasi cristiano che proprio perché mi so venoso in questa maniera qua, mi ricordo dei ricordi, dei brutti ricordi, cioè ne megassa un ricordo sano, un ricordo bello, né prima di andare in coeggio, non lo avevo né prima né dopo ancora, però avendo dei nonni che vabbè, era madre chiesa e bisognava andare a messa, dopo è ovvio che la trafila era quella, finché a 14 anni se ho cominciato a lavorare e ho cominciato a decidere fra me stesso di dire basta, cioè tagliare i ponti con questa gente qua, materiali di brutto, perché anche se ho visto, cioè parlava tanto di carità, dei casini vari, a volte qualche dunque puoi avere anche bisogno, no? E te si invoglia a volte di andare da questa gente qua, visto chi fa pubblicità, che lui rifà questo, che lui rifà quello. E nelle difficoltà a volte qualche dunque le anche obbliga a andare. Te va che ti dico, se sei qui che ti sarà subito a porta in faccia di quella persona lì. Quindi non ho fiducia né dei preti né delle suore, ma tanto manco dei cristiani. Ma è quello. È tutto qua. È quello che ho tentato di spiegare anche prima. Sì, l'ho sentito, ma guarda, te l'ho pienamente ragione, perché porca miseria, bisogna averle passate sulla propria pelle per capire questa roba. Lo so. Ma buon Claudio. Ok, ciao auguri. Ciao. Ehi, su col morale. Ma io sono su. Ciao, ciao, auguri. Ultima telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Brucerai sul fuoco eterno dell'inferno. Gli imbecilli sono tanti, milioni di milioni, ma i cristiani sono solo, vabbè, solo per la cosa.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Signori miei, ricordatevi questo: quando si distrugge la vita vince sempre, solo che si deve aprire gli spazi per altre vie. Noi, se noi distruggiamo la vita e se non siamo attenti alla vita, non facciamo altro che distruggere ciò che gli sforzi dei nostri progenitori hanno fatto per uscire fuori: le lotte di classe, le lotte per la libertà, le lotte per i diritti civili, le suffragette, tutto quello che è venuto fuori, le tensioni, le passioni, i desideri delle persone che per secoli hanno lavorato per uscire fuori dall'orrore cristiano. Bene, se noi non proteggiamo la vita, ma la nostra vita, il nostro modo di rappresentarci il mondo, non la vita del mondo o degli altri, non facciamo altro che sputare su tutta quella che è la passione degli uomini. E la vita vincerà sempre. Dopo di noi la vita continuerà, soltanto che cercherà altre vie, magari facendo pagare un prezzo ancora più alto e ancora più sacrifici. Ma alla fine la vita vince sempre. Ciao a tutti. Vi metto su immediatamente la pubblicità e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao.